Avete presente i video che fanno gli youtuber dopo tanto che non fanno video? Ma dov'è finito? Che fine ho fatto? Cosa ho combinato fino adesso? In parte questo è uno di quei video. Che fine ho fatto io? Beh, sono stato a lavorare ad altri progetti che mi hanno occupato tempo, nonché prendere un piccolo master in fashion design che mi ha portato a studiare a Milano per un anno. Ovviamente tra lavoro e tutto non sono riuscito a seguire anche YouTube. Dei progetti ve ne parlerò più tardi, ma per ora l'importante è che... sono tornato? Punto di domanda. Ciao bambini, questo è Electric Peo. Oggi capiremo come passare da questo a questo. Come possiamo capire forme e colori da una foto e tradurle in un disegno? O almeno è quello che a me piace fare per esercitarmi, per migliorare, e che consiglio vivamente anche a voi. Quindi non solo utilizzare come riferimento ogni tanto l'immagine del proprio anime preferito, ma anche qualcosa della realtà. Fotografia, video, disegno dal vero. Quindi iniziamo. Come prima cosa, mi metto di fianco la mia bella fotina scelta su Pinterest e mi accingo a fare la bozza individuando volumi, prospettive, corpi, eccetera. Proprio per rendere più valido questo tipo di esercizio cercherò di rimanere in un range di dettaglio molto basso. Non mi metterò lì a fare troppi dettagliini con la matita. Cercherò di ottenerli poi con il colore. Sicuramente ho scelto uno scorcio un po' particolare perché la ragazza in questione guarda un po' alla sua sinistra, ma non abbastanza da essere in tre quarti. È una via di mezzo tra una vista frontale appena appena arroteata, che però è un'ottima posa che mi fa fare pratica con la posizione degli occhi con queste angolazioni, quindi l'apprezzo. Fatelo anche voi. Ma adesso finiamo lo schizzo. Mentre il disegno prosegue, vi volevo parlare di un piccolo progetto cui sono stato a lavorare nell'ultimo mezzo anno, che sarebbe un altro canale di nome Veri Homo Sapiens, che potete visionare alla fine di questo video o subito, perché no, in cui stiamo cercando di fare un format in cui intervistiamo altre personalità del web. Il tutto condito con una sfida di grado crescente per mettere in difficoltà sia l'ospite che i presentatori di questo programma. È un programma girato direttamente al teatro, non so se andrà bene, se andrà male, com'è, per ora lo stiamo facendo perché ci piace e vi invitiamo vivamente a visitare il canale e ditemi sinceramente se vi piace quello che sta accadendo in quel canale. Questo è quanto, andiamo avanti. Questa che potete vedere qui è la bozza terminata. Mi sembra molto soddisfacente rispetto alla foto. Adesso andiamo completamente a rovinarla con il colore. O almeno è quello che a me succede poi, sempre. Mi piace il disegno che ho fatto a matita, ci metto il colore o l'inchiostro in alcuni casi e dopo mi fa cagare. Ma penso che molti di voi, se disegnate, vi potete rispecchiare in questa cosa. Fatto sta che adesso andremo direttamente a colore. E man mano che aggiungo il colore individuerò subito luce e ombre. Butterò colore lì come se fosse un dipinto vero, no? Cioè non farò le cose troppo meccaniche, prenderò un colore e lo schiafferò dove lo vedo. Sulla fronte c'è la luce, ci schiaffo della luce. Sulla guancia c'è un colore più marrone appunto che ombra, ce lo schiaffo. Senza pensarci troppo sto guardando una foto, riproducendola, cambiandone comunque sia un po' i connotati perché è un riferimento, voglio che esca una ragazza fatta da me, quindi non identica all'originale, ma che comunque le luci, i colori eccetera della foto mi facciano da guida per il mio nuovo disegno e che si spera generino miglioramento man mano che si fa pratica. Thank you.
In questo tipo di disegno si arriva sempre a un certo punto in cui il disegno funziona molto bene con la matita e con il colore, e devi trovare le palle invece di spegnere il livello delle matite o almeno cancellarlo man mano e passare a una fase di rendering, chiamiamola così, che ha appunto l'obiettivo di uccidere questa matita, di cancellarla completamente. Questo per ottenere un tono sempre più semirealistico, sempre più legato al colore e non alle linee, quindi a volumi e forme e non a contorni. Quello che faccio io quindi è quello di creare livelli superiori al tutto su cui vado a colorare sopra la matita stessa. In alcuni casi torno sulla matita a cancellarla, cercando anche di creare dettagli direttamente con il colore, sia per quanto riguarda capelli, occhi, tessuti, per non parlare poi di quello che ho fatto con il background, ovvero bottiglie, piantine, mobilio, tutte le cose che stanno dietro. Non sono neanche andato a farmi una bozza con la matita, l'ho fatta direttamente a colore, proprio per abituarmi a lavorare con forme, per abituarmi a non dover fare il disegnino della bottiglia su cui colorare sopra, ma immaginarla già nella sua completezza. Adesso concludiamo il disegno, non so quanto accelererò queste clip, che sono state tutte seguite in live nell'altro sito, anche perché è utile non farlo completamente da solo questo disegno, ma magari in compagnia con gente che ti dà suggerimenti. Invito quindi anche voi appassionati di disegno o arte in generale a visitarci lì, perché il mio obiettivo sarebbe quello di ricreare una sorta di community in cui la gente si aiuta su questi campi artistici. Abbiamo per esempio un subreddit dove postare i propri disegni, ricevere critiche, osservazioni, complimenti. In questa piccola community già ci sono ragazzi come voi che magari fanno modellazione 3D, cinematografia, non per forza solo disegno, e si crea uno scambio molto divertente e interessante. Trovate comunque tutti i miei link in descrizione. Bene signori, questo è il disegno finito. Che ne pensate? Vi piace? Lasciate un commento. A parte scherzi, è già passato qualche giorno da quando ho finito questo disegno e rivederlo così noto qualcosa che non mi fa impazzire, ma come tutti i propri disegni immagino anche per voi. È raro che un disegno ti piaccia al 100%, o almeno ti piace appena lo hai finito, aspetti qualche giorno, lo riguardi e dici cazzo che porcata che ho fatto qua. Però è giusto essere dei artisti depressi, perché senza la depressione non puoi migliorare, senza il faccio schifo non puoi migliorare. Mi piace però abbastanza da stamparlo, attaccarlo a un muro, cosa che probabilmente farò. Ma adesso pensiamo al prossimo disegno, che questa volta invece voglio che sia una prospettiva con un inchiostro chiaro e definito, e che guarda caso sta già avvenendo in live. Quindi visitate l'altro sito. Sono felice di essere tornato tra voi, non so con quale costanza, sapete che prima di tutto non sono uno youtuber, sono un lavoratore libero professionista, padre, eccetera, eccetera. Ho fatto questo video proprio perché avevo voglia di farlo, avevo voglia di disegnare qualcosa che pareva a me, non qualcosa che mi veniva dato per lavoro. Ne ho approfittato per esercitarmi, ed eccomi qui. Quindi la chiudo qui. E vi saluto bambini. Wee!